In occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua, ERA, insieme al Comitato Europeo per la Formazione e l'Agricoltura, ha allestito nelle principali piazze del territorio gazebi informativi per promuovere l'utilizzo dell'acqua in rete e raccogliere fondi per sostenere i progetti realizzati dal CEFA contro la fame nel mondo, con particolare riferimento al sud del Sudan. Una scelta trasparente è uno dei tanti slogan utilizzati da ERA per aiutare a capire quanto è importante utilizzare l'acqua in rete per i cittadini ravennati. Sì, in questa giornata, la Giornata Mondiale dell'Acqua, ci piace ricordare il grande sforzo che la nostra azienda, come tante altre aziende, fanno per portare a casa dei cittadini acqua di qualità, pulita, sana, sicura. L'acqua è un bene indispensabile, tutti i giorni la utilizziamo sia per le attività domestiche che per l'alimentazione umana. Noi insistiamo su questo concetto: l'acqua pubblica, la nostra acqua, quella che immettiamo in rete, può essere utilizzata tranquillamente per l'alimentazione umana, è sana, pulita, controllata. Facciamo migliaia di controlli, i nostri dati di controllo sono pubblicati annualmente in una rivista specifica, sul nostro sito internet sono pubblicati i parametri di confronto della nostra acqua con le acque, con i parametri di potabilità e con le acque in commercio, quindi possiamo bere tranquillamente la nostra acqua. Ci piace anche ricordare in questo momento che lo sforzo industriale che viene svolto, perché noi non soltanto garantiamo acqua sana, acqua sicura per tutte le famiglie, ma soprattutto restituiamo all'ambiente l'acqua depurata, perché l'acqua che viene utilizzata per il consumo domestico, ma anche per il consumo industriale, ritorna in ambiente dopo un trattamento importante che la restituisce compatibili con le esigenze di rispetto dell'ambiente e della natura. Elena, una dei volontari dell'ONG CEFA, in cosa consiste questo progetto? Buongiorno, CEFA è una ONG con sede a Bologna, una ONG che si occupa di progetti di sviluppo in tutto il mondo e oggi, in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua, CEFA, in collaborazione con ERA, ha allestito questi chioschi in diversi centri di varie città ed è possibile ricevere questa bottiglia in cambio di una donazione. Si riceve questa bottiglia, i proventi andranno a progetti di sviluppo per l'approvvigionamento idrico nel sud del Sudan.